Ecco, ciao a tutti, buongiorno. Oggi giovedì santo e oggi diamo l'inizio alla grande celebrazione del Triduo Santo. Sapete tutti che non si trattano di tre messe, ma si tratta di un'unica messa celebrata in tre momenti. Non, basta fare anche un po' di attenzione alla messa di oggi, vedrete che alla fine non c'è la benedizione finale. Perché? Perché la messa non si conclude. La messa continuerà nel venerdì santo e si concluderà solo nel sabato santo con la veglia pasquale. Quindi si tratta di un'unica celebrazione. Ma oggi, giovedì santo, durante questa prima parte, diciamo così, della celebrazione, ricordiamo l'istituzione dell'Eucaristia e l'istituzione del sacerdozio ministeriale. In quella cena, in quel momento, lì, il Signore ha, per così dire, ordinato gli apostoli sacerdoti, gli apostoli che erano quel che erano, però diventano strumento per la presenza del Signore. Anche noi, sacerdoti, siamo quel che siamo, ma con la grazia di Dio abbiamo questa possibilità, questo potere di rendere presente, di consacrare il pane e farlo diventare il corpo e il sangue di Cristo. Memoria perenne, presenza del Signore che aveva fatto la promessa di rimanere con noi sino alla fine attraverso l'Eucaristia la compie. Ecco che le prime letture di oggi abbiamo il racconto, ci ricordano l'origine di questo mistero, la prima lettura dell'Esodo, e lì c'è il racconto dove il Signore insegna il suo popolo come prepararsi per la Pasqua, e lì c'è un dettaglio bellissimo, parla del sangue dell'agnello. Ed ecco che il sangue dell'agnello che è per proteggere il suo popolo. Il sangue dell'agnello quindi è un segno di protezione, un segno di elezione, un segno di predilezione, un segno di appartenenza a Dio. Noi siamo il suo popolo. Attraverso il sangue, come il Signore dicesse, a questi non li toccare perché sono il mio popolo. E quindi è mistero di unione con il Signore, ma unione anche fra di noi perché siamo il suo popolo. La seconda lettura, abbiamo l'Apostolo Paolo, la prima lettera ai Corinzi, dove l'Apostolo ricorda la comunità e il senso dell'Eucaristia, la comunità che un po' se ne era scordata. E l'Apostolo Paolo ricorda che l'Eucaristia è mistero della cena del Signore. Celebriamo l'iniziativa di Gesù Cristo di consegnare il suo corpo e il suo sangue per la nostra salvezza, è comunione con Lui. Quindi ogni volta che celebriamo, ogni volta che lo facciamo, lo dobbiamo fare con la convinzione, con il desiderio di entrare in comunione viva con la morte, con la passione, con la morte, con la risurrezione del Signore, nell'attesa della sua venuta. È questo il mistero della Pasqua, della celebrazione della Santa Messa. E poi abbiamo il Vangelo che è straordinario, inizia con una frase che secondo me ci deve entrare nel cuore e non deve uscire mai più. Il Signore dice, sapendo che era venuta la sua ora, scusate, sapendo che era venuta la sua ora di amare i suoi, scusate, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quindi ecco, ci ricorda che l'Eucaristia, l'ultima cena, è questo mistero dell'amore immenso del Signore, dell'amore gratuito. Lui che è il Signore, è il Maestro, ma non si impone, Lui serve, Lui si umilia, Lui si abbassa, Lui si mette a nostra disposizione, per così dire, Lui semplicemente ci ama e basta. Ed ecco che noi siamo chiamati quindi a celebrare questo memoriale, ossia questo rito perenne, per più intensamente misurare l'amore che ci ha redento, l'amore che ci ha fatto essere un popolo solo. Anche se in quest'anno c'è la particolarità di ognuno di noi essere lontano gli uni degli altri, non ci possiamo avvicinare, non ci possiamo incontrare, non ci possiamo rivedere tutti, no? Così da vicino, però ecco, comunque sia, noi siamo arrivati all'essenziale del mistero pasquale, che è d'essere uniti in un cuor solo, in un'anima sola. Siamo lontani fisicamente, ma attraverso queste celebrazioni ci uniamo in un cuor solo e un'anima sola. Vi lascio la mia benedizione, vi auguro un santo, un buon Triduo Pasquale. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, alla prossima.